Nel momento in cui sta per riprendere la scuola, mando un carissimo saluto e un augurio a tutto il personale scolastico, a tutti i professori, al personale che lavora nelle scuole e ovviamente in modo particolare a voi, cari ragazzi, che riprendete questo vostro impegno fondamentale. Tantissime sono le cose che vorrei dirvi, ma un po' le conosciamo. Una grande attenzione al rispetto tra voi, all'essere sempre uno attento all'altro, ai bisogni dell'altro. Questo ci aiuta e ci aiuterà a comprendere anche i grandi problemi della realtà, dell'umanità e a capirli sempre meglio. Penso al grande tema della pace che ci affligge tutti e continuamente, all'altro grande problema dell'accoglienza per il quale non riusciamo mai a essere all'altezza delle situazioni che ci si presentano. Un pensiero particolare lo mando a chi quest'anno dovrà affrontare gli esami, penso ai più piccoli di terza media, ma soprattutto alla maturità. Concentratevi, magari proprio in questi mesi mettete forse un pochino da parte anche altre cose, concentratevi su questo impegno particolare, capendo che questo anno e questo esame di maturità in fondo è un unicum della vita e quindi diventa uno snodo decisivo per il futuro. E allora Maria Assunta in Cielo, che è patrona titolare delle nostre due cattedrali, sia quella di Siena che quella di Montepulciano, e poi tutti i santi delle nostre diocesi, e vi affido in particolare alle due sante, a Sant'Agnese e a Santa Caterina, veramente vi accompagnino, vi siano vicine, e spero che voi possiate sentirle vicine, perché così lo sono, due donne veramente grandi, forti, eccezionali, che hanno affrontato la vita nel loro tempo in maniera veramente, veramente significativa. Per quello che potete, ragazzi, dedicate un po' di tempo tra i tanti impegni alla riflessione personale, a concentrarvi anche su voi stessi per guardare un po' al futuro e ai valori della vita e anche, se ci riuscite, al volontariato. Tanti di voi sono impegnati in questo e veramente hanno dato dei segni, dei risultati molto belli anche nel corso di quest'estate passata, tra esperienze di missione, esperienze di carità. Provateci e certamente non ne rimarrete delusi. Auguri ancora a tutti e buon anno.